Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e principale consigliere del presidente statunitense, sarà sentito tra fine giugno e inizio luglio dalla Commissione Intelligence del Senato che indaga sul Russia Gate. Lo rivela la TV ABC citando fonti del Congresso. Kushner non è indagato nel mirino i suoi rapporti con l'ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn e alcuni incontri con esponenti russi che lo vedrebbero coinvolto. La notizia giunge dopo la testimonianza dell'ex capo dell'FBI. Nessun ordine esplicito di insabbiare l'inchiesta, ammette James Comey, ma riferendosi al faccia a faccia del 14 febbraio nello studio Vale, aggiunge: Trump ha mentito, mi disse, spero lascerà perdere le indagini su Flynn. È stato un ordine del comandante in capo o solo un auspicio sull'esito delle indagini? La battaglia sulla giusta interpretazione tra repubblicani e democratici è cominciata. In ogni caso lo spettro dell'impeachment è lontano. Trump, sempre più solo, prepara la difesa dalle accuse di ostruzione alla giustizia e sospetti di connivenze con i russi, assumendo un super avvocato esterno per evitare intercettazioni. Per mandare a casa un presidente, la Costituzione statunitense prevede un consenso largo e trasversale. La Camera richiede l'impeachment con un voto a maggioranza e il Senato emette il verdetto con un voto di 2/3 dell'Assemblea. Il cammino è quindi lungo, ma già nei giorni scorsi i fedelissimi del tycoon avevano iniziato il conteggio.